Spettacolo Zero, ben ritrovati. Siamo con i due DS della Castiglionese, Giancarlo Busatti e Vincenzo Baldi, che ringraziamo per la loro ospitalità. E insomma, qui in campo si vede gran parte del vostro lavoro con il tecnico che fa questa seduta di allenamento, questa prima settimana. Partiamo con Vincenzo. Sì, questo è un primo ritrovo, in quanto la preparazione inizierà il 19 di agosto e lì saremo tutti al completo. Adesso qualche ragazzo manca per cause personali, insomma, però per il 19 saranno tutti presenti. Questo è un ritrovo che il mister ha voluto anche per conoscere un po' tutti, per capire un attimino i compiti che aveva dato, se sono stati svolti o meno, e questo è quanto per il momento. Poi questa è solo un ritrovo, ripeto, di questa sera e basta, dopodiché la preparazione effettiva la inizieremo il 19 di agosto. Dicevo, parte del vostro lavoro, perché qui c'è la cosa, il nuovo gruppo che avete consegnato alla tecnica. Sì, è la rosa, diciamo, al 99% al completo. Ora dobbiamo vedere su qualche giovane, però diciamo al 99% è questa la rosa che completerà l'organico della Castiglionese per il campionato 2020-2021. Probabilmente a livello di quote c'è il discorso di questi 2002 che possono essere, come dire, tesserati dalla Serie D fino al campionato di promozione. Quindi questa è una difficoltà da superare. Sì, esatto. Noi cerchiamo alcuni ragazzi 2002 da poter inserire nell'organico, ma comunque alcuni già li abbiamo. Da qui all'inizio della preparazione vediamo quello che possiamo fare, di consegnare al mister Roberto Fani altri ragazzi da poter inserire nell'organico, e dopo vedremo di fare, non dico una cernita, ma comunque alcuni rientreranno nei ranghi della juniores regionale. Tra l'altro abbiamo chiamato anche dei 2003 che fanno parte della juniores, però d'accordo con il mister li abbiamo chiamati in prima squadra, faranno sicuramente la prima parte della preparazione per poterli valutare. Il mister deve valutare, vedere un po', perché sono ragazzi veramente interessanti. Anche perché il vostro progetto guarda anche avanti. Sì, sì, cioè noi abbiamo fatto un discorso abbastanza importante, un progetto importante che non riguarda solo quest'anno, ma riguarderà almeno 3 anni. E vediamo un po', noi ci crediamo parecchio, abbiamo fatto un bel lavoro, penso un bel lavoro, poi il campo dirà se effettivamente l'abbiamo fatto bene. Una curiosità, mi piace coinvolgervi tutte e due. Avete portato anche dei nomi importanti, ma il convincimento più difficile è con chi è stato? Ma devo dire che con i rapporti che abbiamo iniziato, le prime telefonate, poi messaggi e così via con i nuovi arrivati, non ci sono state grosse difficoltà, anche perché hanno sposato il nostro progetto nostro della società e il progetto del mister. Come ha detto Giancarlo, è un progetto ambizioso che mira anche negli anni futuri. Alcuni sono scesi di categoria, non perché a Castiglion Fiorentino si respira aria buona, ma anche perché c'è una tradizione, c'è voglia di vogliamo far bene, di recuperare il terreno perduto. Certo, vogliamo recuperare il terreno perduto, vogliamo far bene, vogliamo costruire insieme al mister, allo staff tecnico, tutto quanto, e la nostra società, come dicevamo, un progetto ambizioso importante. Per concludere, Giancarlo, te l'anno scorso hai avuto modo di allenarla la formazione juniores, ma quanto è importante l'intesa proprio fra i due allenatori e il loro staff tecnico? Ma l'intesa è determinante, soprattutto per i ragazzi, ma noi quest'anno non vogliamo ripetere quello che è successo l'anno scorso, perché io mi ritrovavo 5-6 ragazzi che praticamente vedevo solo il sabato, e
si allenavano tutta la settimana più la domenica con la prima squadra. Quest'anno noi, io e Vincenzo, abbiamo cercato proprio di eliminare questo passaggio, ma fare due rose ben distinte. Poi, se durante l'anno magari un giocatore della prima squadra ha bisogno di qualche partita, di giocare qualche partita con la juniores, non c'è nessun problema, perché i due allenatori sono in piena sintonia, quindi non c'è nessun problema. Ma i ragazzi devono avere, quelli della prima squadra ha la sua rosa, la juniores ha la sua rosa. Così anche la juniores può effettivamente, l'allenatore della juniores può giustamente allenare durante la settimana tutta la squadra. Esatto, cioè il gruppo è lavorare bene. Credo che sia determinante questo. Grazie. Da questo punto io vi ringrazio per la vostra disponibilità e vi auguro buon lavoro. Grazie.